questo nuovo video e oggi siamo su Dragon Ball Xenoverse. Un secondo ragazzi, che metto a posto una cosa e arrivo subito da voi. Ecco ragazzi, quindi siamo su Xenoverse. Allora, vabbè, grazie comunque per avermi dato questa roba. E oggi comunque voglio basarmi ancora, perché vi avevo detto che non mi è ancora arrivato il macchinino per farvi vedere le cose private, quindi purtroppo non posso andare avanti con la storia di Dragon Ball e forse insieme anche con quella di One Piece, però abbiamo fatto altri episodi che devo ancora mandare su YouTube, quindi alcuni li vedrete che sono riuscito a mandare. Comunque andiamo. E comunque mi voglio basare sulla battaglia degli la risurrezione di Freezer, o anche risurrezione di F. E ragazzi, quindi combatteremo Vegeta contro Freezer dorato. L'altra volta abbiamo combattuto contro Namek. Forse è caso di Bulma, no. Io lo farei qui. Super Saiyan God Vegeta e Freezer dorato, Golden Freezer ragazzi in inglese. Lo sai, eh? Devo capire dov'è. Si è caricato. Comunque per me, comunque Freezer è diventato un dio alla fine quando si trasforma in Golden Freezer, però non un dio molto potente. Vieni, vieni. Mentre ti lascio andare lampo finale. Bam! Comunque questi video di Xenoverse dureranno poco, perché comunque non è che dobbiamo fare granché. Mi voglio basare un po' sulla risurrezione di F. Comunque ragazzi, ditemi nei commenti. Ho sbagliato tasto. Mamma mia. Pam pam pum. Vuoi il colpo finale? Sia contento. E qui anche la fine di Freezer con Vegeta finalmente conclude. Comunque ragazzi, vi invito a lasciare un bel mi piace, iscrivetevi al canale dei miei due amici che vi lascerò in descrizione il nome, e mettete un mi piace assolutamente, iscrivetevi al canale, 511 iscritti, grazie mille, da 3 giorni che non ho fatto dei video, mi dispiace tanto, però ho anche la scuola io. E ho dovuto studiare tanto perché non sono riuscito a finire di completare le vacanze, quindi non è che avevo molto tempo. Comunque, come ho detto prima, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e alla prossima ragazzi. Grazie mille per avermi guardato anche questa volta. Ciao!